Non più di Maria Grazia. Il tempo passava e la vita di coppia era diventata routine. Lui lavorava, poco a dire il vero, a chiamata, che non sempre accettava, e lei lo aveva convinto a farle riprendere il suo lavoro di sarta. Era il suo unico contatto con il mondo, dal momento che le uniche uscite concesse erano per fare la spesa. Pochi i rapporti con i familiari. E nelle rare occasioni in cui si incontravano, Filippo non mancava di litigare con qualcuno. Nonostante tutto, Elena credeva ancora di amarlo e lui, forse per paura di perderla, dopo le sfuriate chiedeva scusa. Lei lo perdonava e motivava i suoi comportamenti, tanto da convincersi che quella fosse la normalità. Ma non oggi, non dopo quella notte insonne, non dopo l'ennesima sfuriata della sera precedente, non dopo averlo visto strappare la camicetta che aveva cucito con tanto impegno e che non vedeva l'ora di indossare. Dal cellulare sopra il comodino arriva una notifica. È un messaggio di Filippo. Perdonami, non accadrà più. Elena non risponde. Scorre la chat. Decine di messaggi, tutti uguali, sempre le stesse parole, le stesse promesse, mai mantenute. Un'altra notifica, è un messaggio di sua madre. Elena, scappa, non continuare a fingere, non cambierà mai. Si volta verso lo specchio, guarda la sua immagine riflessa, riprende il cellulare. Finalmente ha capito. Mamma, arrivo. Ho deciso di salvarmi.